una città che è stata governata per 20 anni da un centro-sinistra che si è occupata di tutt'altro, come tu dicevi, in altri schemi politici, una città che ha visto in questi anni solo speculazione edilizia, una città che ha visto in questi anni solo lottizzazioni convenzionate, una città in cui in questi anni ha visto solo centri commerciali che non hanno portato nessun impatto occupazionale alla nostra città. E io capisco, ovviamente comprendo più che capire, mi permetto di dire, perché veramente vedo negli occhi di questi ragazzi una grande disperazione. E questo è una cosa che veramente mi emoziona, soprattutto da casoriano, una persona che vive in questa terra da sempre, e ovviamente ho la mia attività professionale, sono riuscito a realizzarmi, e quindi vedo tanti giovani invece che hanno grande difficoltà. Ma questo è l'impegno che io mi sento di prendere davanti a tutti quanti voi, mi sento di prendere come cittadino, come persona per bene, quello di aiutare questa città a crescere, perché vedete, il problema della disoccupazione non è che si risolve in una giornata, non è che si risolve in un minuto, gli impegni uno li può prendere tranquillamente, ma bisogna creare progetti, creare veramente cose fattive e non libri di sogni. Cosa che invece in questi anni, in queste settimane, si sono sentite tante parole, ma mai cose concrete, come diceva l'amico del Movimento. Ma le cose concrete noi le dobbiamo realizzare insieme, dobbiamo realizzare le infrastrutture. Abbiamo delle aree dismesse che, come diceva il Presidente Caldoro in un'altra intervista, ne parlavamo prima di salire sul palco, ovviamente è un volano economico che la città di Casoria non può perdere, un volano economico che sta là fermo da 20 anni. 20 anni di grande speculazione, dicevo, 20 anni di centrosinistra. Oggi abbiamo la possibilità di cambiare, la possibilità di creare un nuovo sistema politico, quello di creare una filiera. Questa è una cosa che io vado dicendo spesso in campagna elettorale. Noi, vedi Presidente, noi abbiamo, è vero che abbiamo raggiunto l'unità e questo va bene, ma dal primo momento abbiamo creato una coalizione che si rifaceva alla regione, che si rifaceva alla provincia, uno schema e una coalizione dove tutti la pensiamo allo stesso modo. E quella filiera ci deve aiutare, ovviamente attraverso la regione, la provincia e il comune, a realizzare i nostri impegni, a realizzare i nostri progetti e le nostre idee. E anche con i comuni che noi abbiamo a nord di Napoli, tu dicevi giustamente, oltre a essere senatore, il sindaco di Afragola, e noi dobbiamo insieme ai sindaci di queste aree, che poi da una parte dall'altro anche loro hanno la stessa nostra connotazione, creare quell'area metropolitana che ci consentirà ovviamente di interagire fra di noi. Quindi noi dobbiamo realizzare, io dico sempre, dobbiamo partire dalle cose semplici, dobbiamo partire dalla città normale, io così vado dicendo in campagna elettorale. A Casoria siamo arrivati a un punto di non ritorno, vedete, siamo arrivati a un punto di non ritorno dove le strade che sono una guida, non ci sono rete idriche in alcuni quartieri, non c'è pubblica illuminazione, ovviamente è veramente una città in uno stato come tutto. E questo purtroppo l'abbiamo ereditato, come anche tu hai ereditato, vedo tutti questi movimenti che ti vengono ovviamente a sollecitare e giustamente stai cercando di rialzare questa regione che viene da 20 anni e guarda caso sono gli stessi 20 anni di centro-sinistra del governo della città di Casoria. E guarda caso che gli attori che stavano in regione, che stavano al governo fino ad arrivare a essere sottosegretari, non hanno mai realizzato nulla per questa città. E sono lo stesso, è sempre lo stesso attore che ha trovato un agnello sacrificato, che è il mio avversario.